Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi giochiamo a American Truck Simulator. Allora ragazzi, praticamente il nostro Leopoldo, o Leopoldo, come lo volete chiamare voi, il nostro Leopoldo Sparrow, ragazzi, oltre ad essere un campione di Formula 1 che è un asso nascente, ha aperto un'azienda di camion, ragazzi. Quindi oggi inizia la sua avventura come camionista. Qui oggi ci dobbiamo fare il nostro primissimo viaggio. Ho configurato tutto quanto, il volante, il TBA, eccetera eccetera. Poi praticamente ho pensato di usare anche il cambio d'acqua, però nei prossimi video, ragazzi, perché oggi adesso mi sono veramente stufato di modificare qua e là. Quindi ci facciamo il nostro primissimo viaggio, non sono niente di che, sono 1.000 euro, siamo in Nebraska con nuovo DLC, quindi partiamo. Ho messo rotazione 1080, i dettagli al massimo possibile. Come potete vedere il gioco va bene, anzi insomma, anzi devo mettere, ok, funziona, perfetto, ok, funziona pure il nostro radar Mize, perfetto. Allora mi interessa. Andiamo a farci questi chilometri, perché ogni volta che esco dalla corsia vado da te e mi rimetto in corsia. Vabbè, non capisco perché vado a scatti, forse ho messo gli FPS troppo alti. Perché tengo 1.500.000? Non capisco. 1.500.000. Vabbè, dettagli. Perché va così piano? Ma un po' scatti? Non capisco. Aspettate, oddio. Aspettate ragazzi, devo capire perché mi sta... Questi lag non li sto capendo. Impossibile che laghi, è praticamente impossibile. Allora proviamo a mettere un 122 fps, anzi limita a 80, facciamo 80, va, vediamo se riesco. Va ancora. Capisco perché. Vabbè, siamo arrivati a destinazione, come potete vedere. Ma primo viaggio ci siamo. Vabbè. No, a scatti. Non capisco perché. Niente, a scatti ragazzi, la mod, forse qualche mod, perché andava bene fino a un momento fa. Allora di qua passa nessuno. Devo capire perché secondo me è qualche mod, ragazzi.
che mi sta facendo avere questi sbalzi di... Cazzo! Bella miseria, ma la parcheggio dove vuoi? 14.000 XP. Andiamo sul sicuro, 1.400 XP. Vabbè, come inizio mettiamo questo. Nei prossimi... Che giorno vuoi? Dove lo vuoi? Allora, io come sempre, ragazzi, uso questa visuale. Sì, non è che va molto bene. Ce l'ho fatta. Primo viaggio fatto. Vediamo quanti punti. Vabbè, XP a manetta. Ok. Anche se comunque mi continua a scattare, ragazzi, devo capire un po' perché mi sta scattando. Non capisco perché. Allora. Milione e 5. Ma cioè. Ah, 1.500.000 sarebbe. Ok, beh. Allora, lavoro dipendente. Vediamo un po' dove possiamo andare. Allora. No, mi sa che devo mettere... No, non devo mettere... A zero devo mettere, ragazzi, no? Mi sta continuando a crashare leggermente. Mi è crashato proprio il gioco. Allora ragazzi, scusate per questo disguido, ma c'era qualche mod che mi andava in crash il gioco. Era la mod dei motori, quindi mo ci facciamo un viaggio da qui. Andiamo, no, io voglio visitarmi.
altri posti nuovi, Kansas e Kansas. Questo è un pattern Volvo 5000. Andiamo in Kansas. Ok, vai. Vediamo se adesso si è sistemato un po'. Ora ho messo la rotazione del volante a 1080. Potete vedere, però meglio 900 forse. Vabbè, comunque accendiamo le luci e partiamo. Non sono le mod, ragazzi, non sto capendo cosa davvero sia. Non capisco qua. Mettiamo 0, limita 0, mettiamo 0. E se mettiamo 60, che succede? Volta. Allora, a destra passa qualcuno, a sinistra passa. Ho messo la riscaldatura a 100. Mi consiglia 200. Lasciamo come sta, vediamo se. Però mi pare strano, eh. Perché sto registrando, ragazzi, allora, 700. Allora ragazzi, sto continuando ad avere problemi, però voglio capire da dove dipendono. Sinceramente, voglio capire se dipendono dalla mod oppure.
da molto i problemi. Scatto, ma non capisco perché. Capito? Allora, ragazzi, purtroppo devo. Buon viaggio. Okay. Cerchiamo un nuovo percorso. Vabbè. È ora di andare. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Voltare a destra. Una cosa possibile, e cioè passare un po' le qualità grafiche, per questo su zero, applica, porta zona avanzata 125. Vabbè, proviamo così e vediamo se è per questo. Altrimenti non lo so più. Cioè, non lo so. Poi è perché sto registrando e quindi non ce la fa. Ma che abbiamo ottenuto la
ormai mi ci sono messo. Ma perché sta scaricando da Steam? Ragazzi, nei prossimi giorni vi porto Eurotruck pure, Formula 1, vi riporto anche MotoGP, no, ragazzi, proviamo adesso, perché praticamente prima stavo scaricando da Steam. Vediamo se adesso non manco la scaricare. A destra e poi continuare dritto. Andare dritto. Allora, diciamo che siamo quasi arrivati. Viaggio, scusate ragazzi se praticamente il nostro Leopoldo ha avuto piccoli problemi tecnico-tattici, però adesso sembra andare. Sì, era perché stavo scaricando, a me mi sembrava strano. Ho detto, come cavolo è possibile? Una 3060, cioè non ho un Ryzen 5, certo non è di quelli potenti, però dovrebbe andare bene. Andare dritto. Sembrava strano, ragazzi. Comunque siamo quasi arrivati. Vabbè, poi con calma che mi scarico il track, lo sto riscaricando con tutte le mod. Giusto anche per farvi divertire.
almeno diamo un'impronta. No, devo dire che adesso non va più a scatti. Molto bene, molto bene. Neanche io così, dai. Mi fa piacere sta cosa. Tenersi a sinistra. Ok, ci facciamo i prestiti, iniziamo a vacillare. Voglio prendere camion di proprietà, no, vabbè, posso fare anche il lavoro dipendente, penso, e voglio provare a caricare il camion come c'era nella guida, però devo capire come si fa. Poi ragazzi, come ho detto in precedenza, quando abbiamo fatto i video su Aerotrack, su American Truck, voglio usare il cambio perché comunque il camion è più, però dal prossimo video ragazzi usiamo il cambio. Che ci sta di usare il cambio ad America perché i motori sono più pompati. Oh, stiamo arrivando a destinazione. Il gioco non mi sta dando problemi, quindi era per quello ragazzi, a me mi sembrava Tenersi a veramente destra strano. e poi Va voltare bene a così, destra. va bene. Voltare a destra. Mi sembrava stranissimo. Tenersi a sinistra. Voltare a destra. Devo mettere la penata più intensa. Decisamente. Devo mettere la penata più intensa. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Ci mette troppo questa.
mettere la frenata leggermente più intensa. Sì, perché le impostazioni si sono presentate tutte. Tenersi a destra. Vabbè, ora mettiamo. Non mi va di parcheggiare dove voglio, altrimenti si attiva la moto. Mettiamo un parcheggio semplice. Andare dritto. No, ho notato che nelle città. Voltare a sinistra e poi voltare a destra. Alla sinistra. Voltare a destra. Voltare a destra. Andiamo. Eccoci arrivati, sani e salvi. Meno male. Allora, mettiamo 1400 XP. Oh. Mi va di fare la manovra, ragazzi. L'altro sparro, Leopoldo. Stanco. Vediamo un po'. Però va bene pure 1400. Va bene pure così. Perché non ci sono i punti, i punti ancora più o meno, carriera, abilità. Ce ne sono 11, lo sapevo io. Allora. Ecco, dicevo io dove stavano. Non mi ricordavo più. Allora, officina, camion usato, concessionario, rivenditore di rimorchi, banca. Allora, posso fare un prestito, dice saldo disponibile 1.500.000. Come sto fatto? Ho messo la mod. Quindi andiamo su camion usati, così prestito non me lo faccio. Ok. Allora, io partite con un Volvo. Quindi un Volvo FNL 300. 13.000 km. Buono. Acquista. Acquista. E dove lo metto? Vai. Mi va bene. Poi, gestione garage. Ok. Migliora 180.000. Ovviamente lo miglioriamo subito. Vabbè ragazzi, questo video è uscito poco più lungo, non fateci caso, però ci sta come primo video che esca più lungo, però mi sa che si è bloccato. Allora ragazzi, praticamente ho ingrandito il garage con la mod. Praticamente sono partito con praticamente con 1.500.000. Mi sembrava a me strano che comunque adesso ingaggiamo i dipendenti, perché ho già scoperto l'agenzia praticamente. Poi, gli mettiamo un bel camion, gli mettiamo il primo che capita, onestamente, perché non mi va di camion usati, gli mettiamo il primo che mi capita. Allora, qualcuno che stia in ottime condizioni, possibilmente, che non abbia molti chilometri. Allora, 20.000 miglia. Vediamo questo, va. Allora, sempre qua. Siamo qua, ok. Poi questo ne ha 19.000. Usura componente 5%, condizioni ottime. Questo ne ha 10.000. 7.016. Usura permanente, usura 1%, 100%, 1%. 0%, 1%, chilometraggio, e prendiamo questo,
Quanto costa? 82. Prendiamo questo e facciamo così. Allora, ragazzi, adesso ci siamo ingranditi. I venditori di rimorchi. Per quanto riguarda questo, io praticamente gestione garage, venditore di rimorchi. Allora, vediamo, non mi interessa lo stock, a me mi interessa il fatto che posso rimorchi detriti, questo mi interessa perché voglio provare la rimorchio detriti. E qual è? Non isolato, devo capire. Isolativo, però a livello 19. Vabbè, la moggia per cedere. Allora, acquisto, prendiamo il 31. Sì. Allora, adesso gestione camion, gestione rimorchi, usa, sì, piccolo rimorchio è stato collegato a casa. Adesso, per trovare il lavoro per la prossima volta, mercato esterno. Il problema è che qua non c'è niente. Porca miseria. Allora, ragazzi, facciamo così: con questo video ci salutiamo qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre, ragazzi, vi chiedo se volete iscrivetevi, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Un saluto a tutti da Astef Game. Ciao ragazzi, ai prossimi video. Ciao!